Hola amigos e benvenuti in questo nuovo episodio di Clash of Lords 2 Ita. Allora, come vi ho annunciato nello scorso episodio, questo sarà il video dell'aggiornamento che è stato appena fatto. Però in questo aggiornamento cosa è successo? Che hanno aggiornato, si sono presi 4 ore per aggiornare dopo il rilascio dell'aggiornamento. E però cosa è successo? Se andiamo a vedere in chat non c'è niente. Se andiamo a vedere in classifica, non c'è niente, né in continente, in gilda, né in torneo dei signori. Cioè, il torneo dei signori è visibile, soltanto che se andiamo a vedere per una persona, andiamo su visualizza, si bugga il gioco e torna indietro. Quindi che cosa succede? Arriva il vostro villaggio. Questo bug è stato, cioè, sarà risolto tra qualche giorno, 3-4 giorni hanno detto, non so ancora, cioè, spammati tutti quanti sulla mail della IGG, che forse mi metterò in descrizione, spammati tutti quanti per farvi ricompensare, anche perché adesso con i nostri compagni di gilda che non hanno WhatsApp non ci possiamo mettere d'accordo per la war che è appena iniziata. Noi siamo contro report battaglia, siamo contro i dragoni bianchi, gli Ade e SDC, che ovviamente contro i dragoni bianchi, gli Ade non possiamo fare niente, però per questa accademia senza nome potremmo arrivare terzi se la sconfiggiamo. Ok, chi mi ha già attaccato? Questo qui. Va bene, mi ha sconfitto sicuramente. Allora, intanto dopo lo scorso episodio, il giorno dopo, cosa è uscito? Se andate a vedere, no, ho sbagliato. Se andate a vedere sul forziere in hot e in notizie, vedrete che sono usciti due eventi, cioè Doni Accesso e primo anniversario Clash of Lords 2 Ita. Se andate su questo primo anniversario e fate vai, se premete iscriviti, voi riceverete una fattucchiera in regalo, che se andate a vedere, cioè se vedete a me, perché sbaglio, ok. Io l'ho portata al 99. L'ho portata ad Ariete, livello 16, mercenari. Questi qua, la skill al 5. Devo migliorare ancora un sacco di cose, che col tempo migliorerò. Poi quando la porterò a gemelli, la sostituisco al mio signore Artico. Poi, se andiamo a vedere l'altro. L'altro pacco, l'altro evento in notizie, vediamo che se andiamo su Vai, questo ogni giorno vi darà un premio. Adesso, oggi ho ritirato i 200 mutageni, domani i 100.000 anime e così via. Anche se non avete ritirato i primi, non vi darà mai perché ormai sono passati. Poi mi sto portando a livello 10 il municipio e questo è. Allora, nel nuovo aggiornamento cosa è stato fatto? È stato aggiunto un nuovo eroe, che se andiamo a vedere su eroe getti e vedi altri, andiamo su epico, è stato aggiunto Wonton, cioè un panda che poi tiene questo simbolo giapponese che gira. Una cosa fighissima. Questo è un panda che però mi sembra femmina dalla copertina, perché c'ha il codino. Comunque dovrebbe essere maschio. E se andiamo a vedere dalle statistiche, è un po' più forte di Capo Selvaggio e ovviamente meno forte di Berserker. E che però, leggendo dei commenti che hanno fatto nella mia gilda sul gruppo WhatsApp, hanno detto che è abbastanza forte. Io non lo so ancora, non lo provo, non lo proverò mai ovviamente, perché non mi uscirà mai. Comunque, se lo volete trovare nei per 10, sappiate che dopo ogni aggiornamento la fortuna di trovare un buon eroe epico cala.
Adesso io a 20.000 gemme farò un altro episodio di Clash of Lords dove andrò a fare tutti quanti per 10. Ok, poi un'altra cosa che è stata aggiunta a questo nuovo aggiornamento è se andiamo a vedere su eroe, un eroe a caso in incanto eroe, è la possibilità di resettare tutto quanto l'incanto eroe. Praticamente se io vado sul mio Chirone adesso in incanto eroe, questi 20 livelli me li ridai indietro in cristalli incanto. Cioè spero che sia così. Adesso facciamo una prova. Tipo io voglio alzarmi fattucchiera visto che è potente. Quindi andiamo in canto eroe. Facciamo una gemma qui, un cristallo qui. Facciamo reset. L'ammontare di cristalli che otterrà il reset si basa sulla percentuale di recupero. Il livello in canto eroe diventerà 0 dopo il reset. Continuare. Quello che recupereremo noi sarà l'80% di tutti quanti i cristalli che avremo dato. Poi qui dice usare il cristallo spinto aumenterà la percentuale di recupero. Quindi se usiamo questo cristallo, che al momento non abbiamo, aumenterà la percentuale, credo, a 100. Non so. Comunque, se facciamo conferma, ci ridarà indietro il cristallo e quindi tornerà a zero il suo livello. Perfetto. Poi le cose che sono state aggiunte in questo aggiornamento sono davvero poche. Intanto sono state ottimizzate i report di battaglia di Clash Gilda che ora mostrano le ultime nuove recenti difese e attacchi. Che questi report saranno disponibili per 4 giorni, cioè durante tutto quanto il Clash Gilda. Poi è stata ottimizzata l'interfaccia di selezione degli equipaggiamenti, cioè se andiamo in eroe oggetto, vediamo, prendiamo un eroe a caso, se andiamo qui sul più dell'equipaggiamento è stato ottimizzato in questo modo, cioè mettendo tutte quante le cose disponibili qui e selezionate l'equipaggiamento, tipo voglio selezionare questo e fare equipaggia per equipaggiare l'eroe in questione. Poi un'altra cosa che è stata aggiunta è che adesso si può, quando andiamo in eroe in gaggia e quando avremo il 100% di fortuna, adesso potremo scegliere, la ricompensa fissa erano gli anelli, adesso possiamo scegliere tra anime e mutaggini, che è una cosa molto buona perché se a noi servono mutaggini, noi giriamo e ci prendono altri mutaggini, ma io al momento non ne ho assolutamente bisogno perché ne ho 4.800, quindi sto più che bene con i mutaggini. Ok, quindi ragazzi, io vi metto in descrizione il link, cioè no, il link, la mail della IGG. Scrivete queste email. Poi penso che il video sia finito qui, quindi vi ricordo di passare dal mio amico Bruno della mia stessa gilda che fa lo stesso video su Clash. Noi ci vediamo nel prossimo episodio che faremo alcune cose, non vi dico cosa. Poi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, condividete i miei video per farmi conoscere a più persone, lasciate un like e vi ricordo che mi potete seguire su Facebook, Twitter e Google Plus. Noi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti!